Ciao amici di Con, siamo a Villa Filanda Antonini, a Lancenigo, e ci troviamo di fronte all'entrata del capannone con Giulia, Project Manager. Ciao Giulia, parlaci Ciao. di questo evento. Allora, Villa Filanda Antonini è un progetto nato nel 2021 per volontà della famiglia Feltrin, fondatori dell'azienda Harper. Villa Filanda Antonini è un progetto di residenze d'artista. Al momento abbiamo ospitato una decina di artisti e quest'anno in particolare abbiamo chiesto loro di lavorare sul tema del recupero di uno spazio industriale e in particolare lo spazio dell'ex Filanda Villa Filanda. Quindi questi qua sono spazi di una zona produttiva ottocentesca, mi raccontavi Ottocentesca, prima, tipo se io mi esatto. giro ci giriamo che è molto bello, così mi spieghi quello che c'è attorno. C'è la villa padronale, che ora è il luogo in cui si ospitano i residenti e anche il luogo di lavoro. Ci sono le restanti parti, sono destinate a uffici, mentre il capannone, che è un'aggiunta degli anni 50 e 60, è stato ora destinato a spazio espositivo, ma in un futuro c'è un progetto di recupero architettonico. E dentro cosa c'è adesso? Ci avviciniamo, mi mostri. Dentro ci sono i lavori di residenti che si sono intervallati durante questo 2023. I residenti hanno risposto a una call a cui hanno risposto circa 500 persone, ne sono state selezionate 7 da una giuria internazionale. Questi 7 residenti hanno iniziato a colonizzare e abitare gli spazi della villa con delle operazioni site specific. E ognuno sta lasciando, iniziando a dialogare non solo col luogo, ma con le resistenze delle artistiche dei precedenti. Bene, grazie, allora entriamo e vediamo, ti seguo. Siamo all'interno dello spazio con Giulia, come vedete è il classico capannone industriale degli anni 50. Dove ci dirigiamo, Giulia? Architetto e artista che ha lavorato sul tema del capannone, reinventandone un significato, immaginando che potesse essere uno spazio sacrificabile perché non più usato. Quindi ipoteticamente ha fatto una serie di interventi che lavorano sul tema del sacrificio, quindi uno spazio industriale che perde significato non ha ragione di essere, dovrebbe essere demolito e restituito il suolo agricolo. Quindi sul tema del sacrificio ha fatto un falò che vediamo qui sulla sinistra. Ironicamente piazzato in corrispondenza del divieto di usare fiamme libere, Sì. e poi ha fatto due altri interventi, uno in cui immagina di scarnificare un corpo, e quindi il sacrificio in questo caso dell'uomo in relazione all'architettura diventa questa pelle appesa al soffitto, realizzata con l'aiuto dell'azienda Harper, che ha fornito i materiali, sul materiale di recupero, ma anche le il know-how e le maestranze che hanno poi realizzato l'opera d'arte. C'è stato un lavoro tra azienda e artista e anche un'opera che è chiamata Palinsesto, un'opera che lavora in maniera ironica sul significato di tutti i divieti che sono rimasti in questa fabbrica dopo che ne ha perso l'uso e quindi ha immaginato una cartellonistica che come fosse pubblicitaria potrebbe un po' ruotare. Ah, e vediamo anche le scritte In che ha inciso. maniera ironica, quindi qua si legge chiaramente United Modern Albertine, in un Beh, omaggio siamo attaccati. all'imprenditoria, sì, e alla fabbrica che è veramente. Siamo nel retro del capannone, siamo qui a mostrare due opere di Lucien Moriyama. Lavora prevalentemente con lo scaiola e è uno scultore. In questo spazio, che è uno spazio residuale tra la fabbrica e il campo, confinante con la proprietà, ha immaginato due interventi. Il primo, una piccola scaletta che invita il visitatore a guardare oltre l'orizzonte e affacciarsi verso la campagna. E poi un piccolo intervento che ha un qui quasi di archeologico, che è un mosaico in cui immagina una sorta di macchinario con una bobina e un nastro
E l'ha inserito qua nel terreno e sembra che ne appartenga. Simpatico, anche l'OG industriale proprio, ma bellissimo questo spazio dove stanno crescendo liberamente le piante. Siamo all'interno della fabbrica e realizzata questa in scaiola, un'antica tecnica soprattutto usata nelle esposizioni internazionali per riprodurre quello che era il marmo. Quindi scaiola, quindi gesso e pigmenti, ha immaginato un meccanismo per inventare quello che è un archivio della fabbrica, immaginando delle nuove macchine, una macchina appunto completamente inventata, ricorda un tubo catodico, però nel suo retro viene rimmaginata inserendo frammenti trovati in luogo, per esempio il chiodo, pulsanti, e immaginando che sia un televisore, un'opera disturbata, dove anche la ricezione del segnale è disturbato, per quello c'è l'uso di questi frammenti di scaiola nera e bianca. E addirittura un piccolo pertugio dove c'è un cristallo, sempre a raccontare un po' questo segnale disturbato, appunto. Guardiamo ora un'opera di Lucien, un'opera che lavora ancora una volta con la scaiola. Il colore è un pigmento lapis lazuli, uso del gesso. Ha immaginato di costruire una forma che porta in negativo l'arcolaio, quindi il cerchio ricorda l'arcolaio, il centro, un centro in alabastro, ricorda esattamente il punto del fulcro in cui il lavoro dell'arcolaio della macchina si univa a quello del movimento e del moto indotto dalla persona che lavorava. Ovviamente il tema dell'arcolaio si lega al passato industriale del luogo e della Filanda. Stiamo ora vedendo un altro lavoro, il lavoro di Sunette Viljoen, un'artista sudafricana che è stata ospite nella Filanda quest'estate. Ha realizzato questi occhi che in maniera, lavorando con il luogo, si vanno a legare alle viti presenti nel capannone dove venivano agganciati gli scaffali. Ha aggiunto una piccola magnete e una calamita e un LED. È un'operazione molto sottile e leggera che si lega, sia per colore che per significato, alla parete di fondo, una parete che è stata ricoperta di blueback, la stessa carta usata per fare i poster, una parete che reinventa lo spazio, decostruendolo attraverso questa edera, questo texture di edera su cui poi ha lavorato disegnando dei piccoli oggetti in acquerello, oggetti che sono oggetti recuperati nella villa, quindi ganci per gli estintori, immagini, interruttori o addirittura anche autobloccanti. Allora, ti coinvolgo mentre ci avviciniamo alla parete, perché quello che vedono le persone che stavano guardando questo documentario, in realtà vedono una parete blu, come puoi vedere anche te dallo schermo del telefono. Sì, bisogna avvicinarsi in effetti e qui Il blu diventa verde. si vede proprio l'edera, è la stessa edera che si vede nel retro della villa, della villa, scusate, della fabbrica, edera che sta ormai riappropriandosi dello spazio industriale e qui piccoli dettagli e inserti che sono elementi invece presenti sia all'interno della fabbrica che all'esterno. Infatti vediamo che ci sono degli interruttori, fiammiferi, Sì. ganci, sono blocchetti del parcheggio, maniglie, ruotini mi sembra sono delle ruotine, quelle sono maniglie Sono sempre, ganci. ganci, ok. Entriamo dentro in uno di questi spazi. Vedere così, cos'è bello.
abbiamo l'installazione di Alexander, uno dei primi residenti, si è appropriato dello spazio completamente, lavorando attraverso una composizione sonora. Lui è un compositore cino-malese nato in Inghilterra. Ha lavorato campionando la musica dell'organo di Santa Maria del Rovere, una parrocchia qua vicino a Treviso, e campane. Ha realizzato 8 nastri che sono riprodotti su mangianastri. Ognuno è diverso dagli altri, però sono pensati per suonare tutti assieme. Nell'occasione della premiere si è fatto accompagnare nell'installazione con 2 cantanti soprano che hanno lavorato partendo da uno spartito e interpretando la musica che veniva fuori dalla mangianastri. Quindi passare qua in mezzo? Sì, era un'esperienza anche che si doveva vivere camminando, perché lui non era un'esperienza, i visitatori potevano muoversi nello spazio, e ha usato a tutti gli effetti lo spazio industriale come una cassa armonica che entrava in risonanza. Beh, queste immagini sono bellissime, guarda, anche attraverso un telefonino sono molto suggestive. E in fondo c'è l'opera di Swinburne. Su cui adesso arriviamo. Con il rumore nel sottofondo, questa musica dell'opera che ci sta a lato, Giulia, noi ci dovremmo muovere seguendo questa immagine, perché? Questo è un lavoro di proiezioni dell'artista visuale Swinda Wake, ospite della villa. È il progetto conclusivo, un progetto che lavora su un sistema di proiezioni e di specchi che si riappropria dello spazio industriale, capovolgendolo, riflettendolo, riproiettando la luce registrata all'interno dello spazio. Ha inventato delle macchine che si muovono con l'aria e mostrano quello che è invisibile, ovvero lo spostamento proprio dell'aria nello spazio, e come questa aria e i suoi flussi sono condizionati dalla presenza dei visitatori. Beh, devo dire una cosa, che si sposa perfettamente col sottofondo musicale, che sarà stato pure casuale, però trasmette molto. Sì, la volontà è che ci sia un dialogo tra le opere e tra gli artisti, e quindi se questo è riuscito ci fa molto piacere. Assolutamente sì, direi che si sposano perfettamente, sembra quasi la descrizione perfetta dell'angoscia comunque di questi spazi vuoti che erano pieni di vita, di lavoro, di economie, e che adesso sono in realtà degli spazi che appartengono al passato, di silenzio per lo più. Siete voi che l'avete riempito di rumore, di parlato, di vita. Adesso andiamo a inquadrare la macchina, devo stare attento a camminare all'indietro che non vuoi investire la macchina. Sullo specchio, lo specchio che a sua volta è stato usato per registrare lo stesso video. Molto ingegnoso, complimenti all'autrice. Siamo di fronte a un'altra opera video di Swinda Ölke. Ha realizzato quest'opera filmando, mettendo la telecamera direttamente sul cancello d'ingresso. Il tema era registrare i dispositivi che circondano la villa, dispositivi di cui siamo poco consci e inconsapevoli. Questo è un altro video, riflettono proprio sul tema anche dei cancelli privati, cancelli elettrici, che inevitabilmente costellano anche il nostro Veneto, un Veneto di territori molto privatizzati, dove il cancello e l'elettrico sono alla base. La difesa della proprietà.